Muraveri, linea telefonica, Attilio Severini. Pronto, Attilio? Ciao. Eccoci qua. Allora, iniziamo, ricordiamo che Attilio risponde a un numero di telefono di servizio, l'altro quello che è il numero che viene generalmente utilizzato anche per i fili diretti, lo 071-757-4429, è libero per eventuali vostre domande, brevissime però, mi raccomando. Allora, Attilio, noi è un pezzo che non ci sentiamo, però è giusto che ritorniamo a ribadire alcuni anche concetti fondamentali riguardanti la nostra situazione economica, i rapporti con l'Europa, un'Europa che ci guarda sempre più dall'alto, come se fossimo dei discoli da educare, no? Da guidare. E per cui ci dicono e si suggerisce anche persino le tasse che dovremo applicare per poter far fronte a questa crisi economica o per poter pagare quello che sarà comunque un debito che stiamo andando a contrarre con l'Europa, che è quello del Recovery Fund, un debito sostanzioso che viene chiesto dall'Italia e non dalle altre nazioni, perché abbiamo visto come la Francia, la Germania, Attilio, la Spagna o altri stati europei hanno chiesto soldi, ma quelli del fondo perduto, cioè quei soldi che in realtà hanno loro già versato all'Europa e che ricevono ora indietro sotto forma appunto di fondo perduto, perché sono già soldi che appartengono, che sono stati già versati dai cittadini dei vari stati europei. E anche noi avremo una quota di fondo perduto, però noi andiamo ancora più in là. Unico Stato chiede anche una sostanziosa quota di soldi in prestito. Ora sarà il tasso basso quanto vogliamo, però sono sempre soldi che noi dovremo restituire. E se non facciamo bene, diciamo così, il nostro lavoro, o se non saremo ben governati da questo punto di vista, non facciamo bene il nostro dovere di cittadini, no? Dovremo naturalmente caricarci addosso ulteriori debiti, che dove li prendiamo? Dalle tasse dei cittadini, Attilio. Da dove li prendiamo poi questi soldi da restituire? Per forza lo vuoi prendere. Quindi sono sempre conti da fare, no? Abbiamo visto come anche l'Europa nel recovery cosiddetto fund che impallidisce al confronto con il MES. Noi ci siamo accapigliati, ci siamo scontrati su quei 37 miliardi che avremmo dovuto avere dal MES, sempre soldi che dicono che a fondo perduto però erano condizionanti, no? E ci siamo, diciamo, trasferiti a Recovery Fund. La differenza è sostanziale dal punto di vista dei soldi che dovremmo prendere e a cui Sai, accediamo. quello che è drammatico che l'uomo col ciuffo che praticamente prima amministrava l'Italia era un usufrutto contento perché ha mobiliato un sacco di soldi come se ce l'avesse regalati. Ossia anche quegli altri soldi Ecco, appunto Attilio, per rendere più comprensibile la tua voce, se riesci a parlare un po' più vicino al sì, lo microfono. senti ora? È meglio, decisamente. Dimmi. Sì, allora, ti dicevo che praticamente quando c'avevamo quell'altra persona che ci amministrava l'Italia, purtroppo, no? Insieme a quello che adesso fa il sindaco a Roma, erano giù i contenti perché ha ricevuto un sacco di soldi dall'Europa, no? Come se questi soldi non fossero da restituire. Quindi voglio dire, come posso dire, l'incompetenza è massima, però l'incompetenza può arrivare fino a un certo punto, no? Quando l'incompetenza come questa deborda praticamente al di fuori di qualsiasi logica, non è più incompetenza, è praticamente un fallimento. Ti spiego il perché. Noi avevamo la possibilità, come gli altri stati,
da poter emettere dei bot nostri, no? E immessi nel mercato, e fino a 175 miliardi l'anno avrebbe garantiti la BCE. La BCE è fatta anche dalla Banca d'Italia, come tante volte si dico, e quindi gli interessi che saremmo andati a pagare si sarebbero ritornati, no? E quindi, e siccome erano soldi emessi dalla nostra banca, in qualsiasi momento, se succedeva qualcosa, se ritornava indietro, se praticamente riprendeva la lira, e se poteva in un qualsiasi momento riprendere praticamente i nostri soldi, no? E non avere i problemi che ci ha avuto l'Argentina. L'Argentina perché ci ha avuto la difficoltà del default? Perché come l'Italia con l'euro se la fa questi dagli americani in dollari, siccome i dollari loro li stampava come noi non stampiamo gli euro, in un momento di difficoltà, no, hanno praticamente avuto quel tracollo che se continuiamo così avremo anche noi. Ho capito. No, è semplice, no? Perché sì, sì, se si è chiaro. Qualcosa, un'altra batteria, cosa ne so, qualsiasi cosa è pericoloso, e lassù cominciano a pensare che non si debba più prestare i soldi all'Italia, eccetera, o cose del genere, che ogni tanto c'è qualche lettore o qualche altro di questi paesi, no, che prendono solo soldi dall'Europa mentre noi investiamo. A quel punto le difficoltà potrebbero essere grandi. Quindi io penso che il fatto di non aver voluto emettere questi soldi, no? In un momento in cui si poteva emettere tranquillamente senza problemi di sorta, è stata una specifica volontà di andarci un domani a incastrare con questo prestito che loro avevano già pensato. Quindi, come diceva lui, male ce ne incorrerà, cioè, non è facile di fuori poi da sta cosa. Non a caso il ministro del tesoro era Gualtieri, e Gualtieri che praticamente era stato quello che aveva si era inventato il MES, no? Quindi voglio dire, è sempre la stessa gente che gira, una volta fa una cosa, una volta fa un'altra, ma sono tutti sempre sostenuti da questo sistema, no, che praticamente li porta avanti per sempre. Insomma, non ce ne libereremo mai. Ecco, non ce ne libereremo mai, ma perché manifestiamo tutto questo grande entusiasmo e fiducia? Ma da cosa dipende? Cioè, siamo degli ingenui, oppure abbiamo una fede incondizionata nei confronti di chi attualmente guida il nostro paese, cioè ormai è diventato un'icona sacra, santa, qua chi la tocca, che è appunto Draghi. No, ma il problema, Asterio, e che la gente non c'ha memoria. Allora basterebbe, no, fare un piccolo excursus storico di quello che è stato Draghi del passato, no, e uno capirebbe che aver messo Draghi dove è stato messo è come se avessimo in un mondo immaginario messo a capo magari dell'Avis e Dracula. L'ho messo praticamente a Dracula, cioè, è stato sempre Draghi un uomo del potere, no? Prima come direttore del tesoro ha praticamente sveduto l'Italia dal 92, no? Rovinando praticamente tutto un sistema consolidato di garanzie anche per il nostro conto industriale. Noi eravamo negli anni 80 il paese che ci aveva più stato delle imprese dopo l'Unione Sovietica. Forse avevamo esagerato, saremmo entrati anche delle merendine,
i pomodori, eccetera. Però era un sistema che funzionava. Sistema perché funzionava? Perché quando l'impresa era in difficoltà, piuttosto che sopperire ai problemi dell'impresa solamente con la cassa integrazione, lo Stato interveniva e anche se a fine anno non si guadagnava o rimetteva poco, rimetteva sempre meno che passava la cassa integrazione e soprattutto non metteva in disoccupazione le persone, perché tanto la disoccupazione è una riduzione del potere d'acquisto di queste famiglie e quindi sicuramente fa male al PIL. E non a caso da quando al 92 noi non cresciamo più, no? Non cresciamo più perché quando un po' quello, un po' che siamo prima entrati nel serpentone monetario e poi dal serpentone monetario siamo usciti, no? Con la manovra dei Ciampi, che siccome aveva anche rovinato l'Italia, giustamente l'abbiamo fatto Presidente della Repubblica, quest'altro che ha fatto anche peggio dei Ciampi sicuramente diventerà anche lui Presidente della Repubblica. Io penso che gli italiani bisognerebbe che andasse adesso, ce l'ha tutti, va su internet, si vede Don Mario Draghi, storia, quello che ha fatto. Nel 92 ha praticamente svenduto tutte le proprietà italiane, comprese anche quelle, voglio dire, che gli altri paesi non ci pensano manco minimamente, voglio dire, a privatizzarle come le infrastrutture, le reti tecnologiche, eccetera. Poi, come era diventato presidente, no, come si chiama, direttore della Banca d'Italia, come governatore della Banca d'Italia, e ha avvallato, no, quella operazione di grandissima perdita per il banco di Siena, no, facendogli comprare a un prezzo assurdo una banca che era allora proprietà Vaticana. Questo ha distrutto praticamente il Monte dei Paschi di Siena. Poi quando siccome aveva lavorato bene sempre per la finanza, era stato portato a essere presidente, direttore, governatore, la BCE, chiamiamolo come ci pare, lì praticamente è stato quello che con quella letterina che ci ha firmato ha fatto sì che un governo, anche se da me non certamente stimato come quello di Berlusconi, fosse mandato a casa, no, e portato lì un emulo di Draghi, solamente che Draghi almeno è una persona, come posso dire, della certa intelligenza. Quell'altro Mario che ci aveva mandato invece era proprio il peggio del peggio, lo chiama professore universitario, ma fa professore universitario su un'università, voglio dire, della Confindustria, che viene scelti per meriti personali. Per meriti di parte, appunto. Certo, non è che ha fatto i concorsi che è stato professore universitario, no? Come quella che tante volte sulla televisione si vede la sera, quella signora che il marito anziano era un banchiere, no? Che vede lì la sera paracazzate sulla televisione, stava poche sere fa, io appena la vedo mi viene con ali di vomito e quindi tiro subito, non sento male. Ma tu che c'hai coraggio di vederla? La volontà di Dio, ma, cioè, e quindi voglio dire è stato sempre, adesso voglio dire c'era un'indicazione degli italiani precisa, no, le votazioni, era un'indicazione che era contro il sistema che ci aveva governato fino allora, era fatta da un partito che si era fatto influenzare fortemente da Bagnai, Borghi, Rinaldi, eccetera. Un altro partito che addirittura era un referendum sull'euro, no? In modo che almeno chi c'era l'euro riportava all'estero, e era contro l'euro, era contro il potere, era contro tutto, e poi si è rivelato invece il partito più arrivista e come posso dire, non ho mai visto della gente buona a essere tutto il contrario di tutto come sta gente qui, no? Sì, è stata una conversione in massa quasi. Come, scusa? No, dico, è stata quasi una conversione in massa. Ma no, ma io
qualche anno fa, se prendi qualche traino. Sì, ma per carità, pensavo che la funzione che avrebbe fatto sta certo qui. Questi c'aveva la funzione praticamente come valvola di sfogo contro la macchinetta del caffè, no? La macchinetta del caffè c'è una valvola perché quando cresce troppo la pressione, fiata e la macchinetta non scoppia, no? Quindi era un momento difficile, era un momento in cui praticamente c'era stata la crisi finanziaria, la gente cominciava a vedere che lo sistema non funzionava, no? E quindi bisognava dargli l'illusione che ci sarebbe stato un deficiente che si faceva portare sul canotto, che con quattro vaffanculo avrebbe cambiato l'Italia, no? Era contro il sistema, era contro l'Europa, era contro tutto, contro tutti. Poi appena ha illuso il 32% degli italiani, si è rivelato per quello che era, gente che prima cosa non c'aveva la preparazione politica per fare il compito per cui era stato scelto, e seconda cosa era gente che stava lì solamente per una sistemazione economica, la maggior parte loro non faceva manco la rinuncia dei redditi per la fa i deputati, no? Quindi questi buoni per poter rimanere lì più tempo possibile, che ne so, ad approvare pure un cavallo, un pomaro, dice mette, non andranno a casa mai. Beh, cioè, dovranno andare a casa. Si prepara, secondo me, con la faccenda adesso del suo virus, a portarla no al 2023 le elezioni, farà come le regionali, qualche sei mesi in più, perché abbiamo un tipo di soldi, la gente è qualificata. Ah, tu dici che nel 2023 avranno questa tentazione di prorogare di sei mesi come hanno fatto per le regionali le elezioni? Sì, sì, ci sta. Si poteva votare perché sei mesi spostava poco, visto che comunque due anni certo, stiamo. Però sei mesi, e questi quando vivi 18.000 euro al mese, sei mesi vuol dire 800.000 euro, eh. Sì, sì, più, poi tutto quello che comporta anche in termini di pensionistici. E gente, che qualcuno che faceva venire con la cuore, no? Qualcun altro faceva anche quello, 100.000 euro in più o in meno, ma lo vedi che sbaglia a tutti e non pagare quelli 3-4.000 euro al partito, e ne rimasti pochissimi, ne altri 40, ma devi andare via adesso, perché Conte gli ha chiesto dei soldi per poter fare un po' di politica, un po' di campagna elettorale, eccetera, no? Pare che altri 40 vada via. Questo è gente qualificata. Sì, tanto il partito è già allo sfascio, non c'è quell'ordine che. Il partito non esiste, no? Non esiste più. Non peraltro, sanno benissimo che l'hanno voluta. Dimmi. È di un comico, no? Quando è morto il visionario che aveva meno delle idee ben precise, no? È rimasto in mano al comico, e il comico si è dimostrato quello che è. Come si sveglia la mattina, parla. Chi gli importa a lui? Sì, lui sa che ormai il suo ciclo è terminato, la sua. Sì, si è incazzato un po' perché pensava che avrei mantenuto Conte, diciamo, con la sinistra, no? L'avrebbe aiutato personalmente, da un qualche guaio, cioè in famiglia, quando ha visto che non è stato aiutato, ti ricordi che sceneggiare che ha fatto, no? O no? Come no, voglio dire, della fragilità enorme, no? Io penso che qualsiasi politico della vecchia stagione una cosa del genere non l'avrebbe manco immaginata, no? O perlomeno avrebbe magari fatto parlare tutti i suoi schierani piano piano, no? Ma che tu sia persona, perché c'è un problema personale, per lì a farsi sceneggiare è fuori del mondo, ecco. Certo. Senti Attilio, a proposito, sì, abbiamo visto che molti sono rimasti delusi, e la delusione quando è cosciente, è forte, crea anche una reazione talmente avversa che quelli che avevano votato 5 Stelle oggi sono i maggiori magari nemici degli stessi 5 Stelle. Non tutti, però una buona parte dell'elettorato. Ma tu vedrai che quando si vota per le politiche, dove c'è
discorso del reddito di cittadinanza, loro i voti prenderanno sempre, no? Ma il sistema, voglio dire, come posso dire? Ma sì, ma non possono. Non possono basare la loro però fortuna soltanto su sta formula del reddito cittadinanza, perché quando tu dai 4-5 milioni miliardi l'anno di, come si chiama, del reddito cittadinanza, e quindi 4-5 milioni di voti, è serio? Ah, 4-5 milioni di persone, e non so se tutti poi 5 milioni, come sempre, che vota il 50% è il 12-13% in termini elettorali, È vero pure che c'è gli 80 euro al mese di Renzi, che però non gli ha portato tutti quei voti, anche se è un conto 80 euro, è un conto di 600-700 euro, dici tu, certo, certo, 80 euro di integrazione. Adesso con la riforma delle aliquote IRPEF mi sembra che l'abbia tolto questi 80 euro, come altre detrazioni hanno tolto. Per cui questa famosa rimodulazione delle aliquote, che avrebbero dovuto comportare per molti e finalmente una riduzione fiscale, si tradurrà invece in una perdita di denaro. No, ma allora ragioniamo, no? Noi abbiamo delle spese fisse come Stato che non possiamo esimerci da fare, no? Abbiamo quei, non mi ricordo se è 12, mi pare, 12 miliardi l'anno che diamo all'Europa, poi ce ne abbiamo 7 che diamo alla NATO, no? Sì. E praticamente ci preoccupiamo poi di altre cose, perché quando c'hai 20 miliardi l'anno di spese fisse che non ti rende niente, ossia per poter mantenere un baraccone europeo che serve solamente a indirizzare, no, le politiche secondo il dirigismo liberista che impera, e quando c'è un baraccone, diciamo, militare che praticamente ti difende da niente, perché se scoppia la guerra te puoi spendere i soldi che ti pare, con la tecnologia che c'è adesso morimo tutti, la pace ne tanti, e quindi. E in più noi dovremmo farci pagare gli americani, perché noi, la loro invasione è rimasta dopo 80 anni, no? Dopo 75 anni, abbiamo tutte le basi loro qui in Italia, un paese normale non è che gli dà 7 miliardi l'anno, un paese normale che ragiona in maniera, voglio dire, ugualitaria, gli dice guarda tu mi paghi a me 7 miliardi l'anno per poter mantenere le tue seri, le tue basi, invece paghiamo noi. No, invece diamo tutti i posti che gli pare, e poi tenendo le basi qui in Italia, se scoppiasse la guerra, i primi ministri dopo che va a finire, no? Va a finire sulle basi, no? Voglio dire, normale, no? Cioè tu dici ce la tiriamo. Certo, per forza, no? Dove tira i ministri? Tira, voglio dire, nel deserto più in Africa, si tira su obiettivi sensibili, no? Gli sensibili noi ce l'abbiamo una bella dose tra noi e i tedeschi, quelli che ha aperto la guerra, perché anche se dice che la guerra non l'abbiamo persa, minimo l'abbiamo, non posso dire pareggiata, però difficoltà, perché guarda caso le basi maggiori americane sono tutte in Italia e in Germania, mica in Inghilterra o in Francia, lì ce ne sta qualcuna, così come posso dire, per mantenere, diciamo, una certa unità della NATO, ma noi siamo invece proprio ancora colonizzati dai militari americani. Mi sbaglio, Martello, non lo so, adesso bisogna vederle tutte, non viviamo più come negli anni 50, 60 e 70, adesso la situazione mondiale è cambiata e quindi bisogna rivedere certi, appunto, certi equilibri e certi anche, non tanto alleanze, perché noi... Ma tu, 7 miliardi per la NATO, ma 7 miliardi messi nell'economia, no? Certo. Quindi ce l'ho solo
Anche perché mi sembra che Draghi abbia destinato sugli 8 miliardi per la riduzione fiscale, per venire incontro anche eventualmente all'aumento delle bollette elettriche e quelle del gas. Vediamo un attimo se è per noi. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, dimmi Mario. Sono Mario. Buonasera all'ospite, non mi ricordo il nome. Severini Attilio. Severini, una domanda. Dunque, nel momento in cui ci troviamo, vabbè, c'è adesso il Covid, tutto diciamo l'ambaradan informatico è basato sul Covid. Cagnare non è informazione, secondo me è disinformazione, perché fanno trasmissione, mettono uno contro un altro per fare audience, per fargli fare cagnare, e poi dice abbiamo fatto l'audience, la trasmissione è andata bene. Ma io dico, come mai noi abbiamo un futuro catastrofico? Secondo me, perché il debito pubblico sta intorno, ormai rasenta i 3.000 miliardi, manca poco. Con il recovery fund ci arriva e forse lo supererà. La crescita non c'è, stanno dicendo cresciamo il 6,5%, ma lo dicevo, stiamo recuperando quello che abbiamo perso tra la prima crisi del 2008-2010 e questa qui, abbiamo perso i 20 dei punti, ne abbiamo recuperati 6,5, vedete un po' che crescita che c'è. La crescita si chiama crescita quando abbiamo recuperato tutti quelli che abbiamo perso, circa una ventina, e poi si comincia a crescere da lì, quella si chiama crescita, ma non questa. Ma come mai non c'è nessun organo di informazione, nessuna associazione? Il secolo scorso si facevano grandi manifestazioni oceaniche, casini, scioperi, a volte non dico per senza niente, ma poco manca a confronto di quello che stiamo passando adesso, quello che andremo incontro. Come mai nessuno si muove, nessuno parla e la gente fa cagnare per le stronzate, scusate il termine, secondo me. Benissimo Mario, no, hai fatto una buona domanda. È una domanda. Sì, buon proseguimento. Grazie Mario, grazie. Vedi Attilio, l'altra sera in televisione c'era uno di questi che non capisce niente, uno di queste presentatrici che sta lì a far parlare i soliti ospiti, che ha detto di fronte alla cifra che prima ha citato Mario del 6,5% di PIL in aumento, ha detto stiamo vivendo un boom economico. No, queste fake news nessuno però le denuncia. Poi magari c'è Mario Monti che vorrebbe abbassare il livello democratico dell'informazione. Quando governava lui era incavolato, perché quando c'era il signore che faceva degli scioperi da su, no, per quella ferrovia al nord, no? Sì, quella treno ad alta velocità, quella Val di Susa. Sì, la Val di Susa, lui ha detto che era un mondo impossibile, dove si poteva pretendere che i pastori, che le pecore guidassero i pastori, no? Quindi, sì, c'era la rampetta, tu vorrei che non te la ricordi quella parte? No, non me la ricordo bene. Aveva detto praticamente che non è un mondo normale, è un mondo in cui sono praticamente le pecore che vogliono guidare i pastori. No. E quindi è un pezzo la pensa così tu. Sì, sì, ma lui ce l'ha queste definizioni, queste definizioni forti. Il debito pubblico è la stessa cosa, ma il debito pubblico è un problema se tu non c'hai la possibilità da poter eventualmente sopperire ai tuoi problemi. Quindi in Italia il debito pubblico è un problema, cioè noi siamo padroni della nostra moneta, è chiaro. E per quanto riguarda invece queste altre questioni, vogliamo parlare io del virus, faccio una premessa d'obbligo, io mi sono vaccinato perché pensavo che questo qui fosse stato un vaccino. E quello che ho fatto io, anche se subito l'hanno, sputtanato, che era, come si chiamava quel tipo di AstraZeneca? AstraZeneca? AstraZeneca, bravo, mi sono fatto quello lì. Quello lì, in effetti, era ancora il vaccino, no?
quelli che fanno adesso non sono vaccini, quelli che fanno adesso sono praticamente dei correttivi al, come posso dire, al DNA del paziente, che praticamente fa sì che venga prodotta la proteina spike. Sì, che praticamente un po' il tuo come si dice, organismo, no? Praticamente può essere, come posso dire, guidato, no? In una prospettiva di vita diversa. Quindi io il primo me lo faccio, no? Perché era ancora un vaccino, quindi voglio dire, l'età ce l'ho, quindi perché rischiare? A questo qui non so sicuro, ormai, perché ormai non è più un vaccino, ormai diventa una medicina, no? E allora come medicina vediamo un attimo se ce ne sta qualcuno al capello, eccetera. Cioè, che questo praticamente la gente non ne parla, io non è che sono molto esperto, però per quello che ho capito io funziona così. Quando un vaccino non è praticamente sperimentato, e il nostro non è sperimentato, la sperimentazione la facciamo noi gratuitamente, no? Perché le sperimentazioni normali sui vaccini le fanno sugli animali, e invece in questo caso qui le fa direttamente sulle persone, e non c'è neanche bisogno di mantenerle, no? Perché questi le spesa da soli. Quindi stiamo facendo la vaccinazione, la sperimentazione. Questa sperimentazione praticamente fa sì che non è possibile per lo Stato, essendo ancora un vaccino non sperimentato, fare, come si dice, l'obbligo vaccinale, no? Però debbono per forza cercare di non trovare altre medicine che possono curare questa malattia, perché si può fare questi tipi di vaccini non ancora sperimentati solo se non esiste alcuna cura valida diversa, no? Quando ti ricordi tutto fatto quello proprio che si è ammazzato, aveva trovato che bastava, no, fare delle cure col sangue degli infetti e la gente se guariva, quella non avrebbe costato niente di cura, l'ha mandato via all'ospedale, non sentiva, di donna, se capisco. Sì, di donna, di donna. Capito? Sul plasma iperimmune. Quindi è come un serpente che si porta la cura, ossia non possono renderla obbligatoria perché non è sperimentato, e quindi debbono trovare tutta una serie di modi e maniere per far sì che la gente si vaccini, no, pur non potendoli obbligare. E quindi tira fuori queste privazioni di libertà, no, tremende, che servono proprio per far sì che se vuoi vive, vuoi campare, devi vaccinare, no? Però penso che voi non funziona, anche perché se questo qui servisse veramente per riuscire ad arrivare alla, come si chiama, all'immunità di gregge, la gente poi raggiunge la cosa del gregge, sì, l'immunità di gregge, l'immunità di gregge, allora mi andrebbe anche bene. Ma siccome se poi ammalare anche se ti si fa 2, 3, 4, 25 punture, allora tu l'immunità di gregge non la raggiungerai mai, no, 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 non c'è, no, no, ma infatti l'hanno allora rinunciato, di obbligare la gente per forza a vaccinare. Io ho il dramma. No, ma se l'immunità di gregge non la raggiungiamo mai, che significato c'ha correre dietro a quelli che non si è vaccinati? Apposta. Non c'ha senso, no? Non c'ha senso. E perché non vorrei che fossero legati, insomma, legati ai farmaceutici che si è inventato un vaccino, voglio dire, annuale. No? Ogni per sei mese, ogni sei mesi dovremmo farlo. In 6 mesi c'è scultura, metto la figura 2 perché è un signore che è morto, più regalati, che non gli farà adesso la tuttia, no? Non si sa, era molto giovane, guarda caso un paio di giorni prima era vaccinato, non mi sbaglio, in serio? Non proprio 2 giorni prima, un paio di settimane prima, sì. Ah, beh, che non lo so. Vabbè, comunque, per carità, potrebbe essere morto di qualsiasi malattia. Certo, certo, certo. Però quello che gli studi fatti, no, hanno determinato che la media delle persone che morte di Covid, sai quanti anni c'aveva? L'età media è 81 anni? 78 anni? No, secondo me 81.
Forse dopo è cresciuta, perché con... allora io ci metterei anche ma che abbassa due anni. Con una media però di 3,6 patologie. Cioè nel senso, non è che sono morte come persone che erano sane dal punto di vista... In ogni caso, una media di 81 anni, è così spaventosa questa malattia. Certo, a pigliarla non te ne parli, per carità, però poi dice, farà la malattia come tante altre, forse un po' meno di un tumore o di qualsiasi altra cosa del genere, no? O no? Invece i tumori non se ne parla mai, perché sono cose leggere, trasfettori come questo, e robe da male. So, purtroppo l'ultima cosa, perché dopo ti faccio fare troppo tardi. No, no, io volevo parlare sia di questa inflazione al 3,5 o 5% e quindi anche al fatto che allora parliamo di questo, sì, la prossima volta parleremo invece della rigenerazione urbana. Ah, ma anche transazione ecologica, cosa ci comporta in termini di soldi. Allora parliamo di questo problema qui dell'inflazione. Allora, che succede? Che sta succedendo? Sta succedendo che l'inflazione comincia a galoppare 5-6%. La gente che ha i soldi in banca si dice, vabbè, levate le tasse e le spese, non so se rende l'1%. Quindi che succede? Che in 20 anni la gente si ritrova invece di una lira, perché è il 5% l'anno, no? Certo. Allora, una volta che succedeva, quando partiva l'inflazione, specialmente gli italiani, si rifugiava nell'immobile, no? Il bene di rifugio per eccellenza italiano. Che si rivalutava nel tempo. Come? Che si rivalutava nel tempo. Si rivalutava, perlomeno manteneva il prezzo e quindi non faceva come i soldi messi in banca che si svaluta del 5% l'anno. Allora questi che ha fatto? Hanno praticamente già cominciato a prevedere questa cosa e quindi si sono messi avanti e hanno messo mano avanti praticamente cambiando gli estimi catastali, no? In modo che comincia già a mettergli paura le persone, sì, ma compri la casa, ci pagherà il mare di tasse, se non è la prima, a chi la metti il nome, eccetera, eccetera, no? E perché? Perché se il banco non li può tenere e gli immobili è meglio non comprarli perché se si mangia le tasse, allora tu dove vai? Dai soldi. Dove è rimasto l'unico settore che sta sempre in piedi e a parte qualche raro momento cresce enormemente rispetto alla situazione finanziaria? L'oro? La borsa. La borsa. Per forza, no? Se te voglio dire, in banca non vieni. Ah, quindi tu dici che è tutto un bel meccanismo di intreccio per farti indurre i valori che loro hanno liquidi, che quelli in borsa, investimenti, se crescano sempre di più, no? Perché non li comprerai te come singolo risparmiatore, ma in banca ti dirà qui non rende niente, compriamo il titolo, compriamo quest'altro. Però non è rischioso? Come? Non è rischioso? Certo che è rischioso, ma loro che gli importa? Loro ogni tanto fa la scrematura, no? del parco voi, come lo chiamano, ossia di quelle povere gente che non sa buttare i soldi e c'è comprazioni. No? Ogni tanto fa la scrematura e la pace dei santi. Però, non so se mi capisci, è sottile il discorso, la gente forse non ci arriva tutto, ma se te i soldi in banca non li puoi tenere, gli immobili li puoi comprare perché fra poco ti manderà per aria con le tasse, e allora in banca quelli che si diranno ma piano sul titolo e una parte compra i poste statali, una parte investe in borsa, quindi è un titolo sicuro, eccetera, eccetera, capisci? E ci stanno dei titoli, tipo titoli ad esempio norvegesi, che addirittura rendono il 9% l'anno, no? A serio. Sì, non vorrei che fossero come i bond argentini. La Norvegia non è l'Argentina, la Norvegia sì, non sì. L'euro. C'è un mare dei pozzi di petrolio sul mare del nord, è il paese che economicamente è più ricco di tutto il mondo. Ma come fa? Allora perché c'è necessità di vendere dei botte con un tasso di guadagno del 9? Ma guadagnare le persone che ci investe. Voglio dire, serio. Ma lo Stato poi deve restituire però. Ma non è su fondi privati che fa operazioni, mica lo Stato non presente che lo fa. Ci sono i fondi, diciamo, norvegesi privati, saranno rendite anche del 9%.
Allora va bene, sarebbe. Invece i bot italiani, a questo punto uno che c'è un bot decennale con un'inflazione al 5%, che gli rimane? Niente. Quello è, anche perché già allora stati acquistati a tassi ridicoli. Il secondo comincia a avere un anno, due anni, poi diventerà praticamente a come si chiama, a somme bassissime, appunto non perde tutto. Una cosa intelligente sarebbe lo Stato che li ricomprasse, no? Se ci avesse avuto la banca sua, perché è il momento di ricomprare i debiti che c'hai, perché in un momento come questo. Ma in questa maniera lo Stato è avvantaggiato, perché con l'inflazione. Certo che è avvantaggiato, ma d'altra parte è un pezzetto che questa cosa era nell'aria, no? Se è qualche anno che in Germania, se te compri botte praticamente se danno un interesse negativo, no? Che è una cosa fuori da ogni logica, no? Perché danno un interesse negativo? Perché la gente che non sa più dove mette i soldi, non si fida del mercato immobiliare, non si fida del mercato borsistico, dice li metto lì, il mio paese è un paese forte e bene o male qualche cosa mi sarà. Ma ti rendi conto che in che situazione economica siamo, no? Sì, anche perché non si comprende come uno possa investire in titoli che sai che non ti dà se non un interesse addirittura negativo. Tu dici, tu mi hai detto perché motivamente sanno che prima o poi ci sarà quello che loro chiamano il grande reset, ossia scoppia il sistema, quindi la maggior parte degli stati tenderanno a fallire o a ripagare parzialmente i loro debiti, no? Questo è il grande reset. Allora dicono la Germania, anche se meriterà qualcosetti in meno, meriterà sicuramente di più rispetto, se io ho investito, voglio dire, in un mercato mortistico che magari scoppia, o in un paese che mi dà più interessi ma magari non mi si paga, oppure in un mercato immobiliare che in qualsiasi momento lo Stato pensi da poterlo tassare in maniera forte, non rende più niente, anzi uno sarà costretto anche a venderselo, no? E quindi voglio dire, è l'indicatore che il sistema non può reggere, no? Cioè, quando siamo arrivati a un punto del genere in cui uno sceglie in maniera cosciente da tagliarsi un dito all'inizio piuttosto che pensare a perdere un braccio un domani, no? Non mi sembra un sistema finanziario solido, o no? No, ma quello che ci dici è agghiacciante, Attilio, perché però è vero, tu mi hai fatto capire molto. Tu mi hai fatto capire molto bene questa dinamica, però la cosa assurda è che il 75% degli italiani ha un bene immobiliare di proprietà e noi stiamo distruggendo questo tipo di risparmio, questo tipo di realtà, ma siamo... Tu immagina gente, no? Che a differenza nostra, che dobbiamo, adesso poi siamo andati in pensione, ma prima dovevamo svegliarci e lavorare per averci a fine mese del denaro. C'è gente che invece questi denari li può stampare, no? Tu capisci che per loro è il momento in cui come il pescatore quando raccoglie la rete, no? È il momento in cui tutti noi che non siamo in difficoltà, non riusciamo a pagare i mutui, non riusciamo a pagare le tasse, non riusciamo a pagare tutto quanto, siamo costretti a svendere o a farci portare via dalle banche i nostri beni, e loro poi li vogliono ricomprare, no, a cifre irrisorie. In più, sempre avvantaggiati dalle leggi che esistono specialmente in Italia, adesso ti dirò una cosa che forse non sai e che è incredibile. Allora, che è successo? Hanno fatto la legge per cui questi fondi possono raccomprare sofferenze bancarie, che non è sofferenza delle banche, ma è sofferenza di fondi finanziari a cui si è portato via la roba. Questi compra queste sofferenze, magari che ne so, a 10, no? Poi magari li ristrutturano, li mettono a posto, li completano e magari li vendono a 50 e levate le spese già un surplus di 30. Bene, quelli che hanno preso le sofferenze bancarie non pagano le tasse sul surplus derivante dall'investimento. Ti rendi conto?
è una cosa, tu lo sapevi questa? No, no, io imparo. Sì. Allora, è fuori dal mondo, no? E cioè, certo. Uno, allora, ti faccio un esempio, come dice quello del martedì sera, non faccio i nomi ma anche i cognomi. Allora, facciamo un esempio del Santa Cristiana, no? Santa Cristiana praticamente fra investimento iniziale e mutuo della banca e 800 milioni ci è stato speso 200 milioni di euro. Lo metto all'asta per fare a 12 milioni adesso. Accidenti. Allora, metti che per finirlo ce ne vogliono altri 50, no? Quindi una 60 milioni per poter finire questa operazione. Ma lì, se li vendi anche a tipo case popolari a 1.500-1.600 euro al metro quadrato, realizzi 250-300 milioni. Allora tu fai 250 meno 60 che ti ha costato, c'hai 190 milioni e sentasse, no? E poi dopo dici che la gente va a lavorare. La gente, quelli che c'ha i soldi, che li sta, quindi può comprare qualsiasi cosa in questo momento, può fare gli affari che noi lavoratori normali non possiamo fare, certo, certo, certo. E questo è il liberismo, dici tu, Stella. No, no, ma no, capisco che la situazione è tragica, è quello che è ancora tragico e che colpisce il mercato immobiliare, che era il nostro punto di forza. Chi soffre soffrirà sempre di più. Ci stiamo ogni giorno americanizzando, no? Quando praticamente l'Italia è arrivata in fondo del 50% nominamente, che c'è stato praticamente due schieramenti, uno guidato dal PD e l'altro guidato da tutto il centro, Berlusconi, Caletta, Renzi, eccetera, e due delle marginalizzazioni, quali quella della destra e della sinistra, che però sinistra ormai è pochissimi, un ministro e pochi altri, e tu capisci che quindi se governa Berlusconi, mi chiamo Berlusconi perché chiama quella compagine, o governa il PD è la stessa cosa, e siamo arrivati con meno, no? Quindi praticamente non c'è più un partito che può rispondere ai bisogni delle persone, se non vai a votare tutti contenti perché almeno le loro percentuali diventano grosse su numeri piccoli, e non la vedo bene da un punto di vista politico. No? Perché ormai tutta la politica di sputtanamento dei 5 Stelle, che tutti i politici e ladri, tutti i porchi, tutti, ormai ha riempito talmente le persone che l'ideologia politica è morta, non esiste più, no? Sì. Cioè, una volta, quando ero giovane io, se eri di destra rimanevi di destra, se eri di sinistra rimanevi di sinistra. Adesso l'unica cosa che ti è rimasta di ideologia è lo sport, cioè io sono juventino, rimane juventino, certo. Quello che è interista è sempre interista, cioè, una volta la stessa cosa era per la politica, no? Perché c'era un'ideologia dietro, no? C'era un amore per il partito come c'è un amore per la squadra di calcio, e adesso invece non esiste più, no? Perché praticamente è uno cambia partito, lì vede eletto da uno, ma soprattutto perché non c'è la rispondenza fra elettore e eletto. Una volta, non so se ti ricordi, tu eleggevi una persona, no, all'interno di un partito. Adesso tu eleggi un partito che mette lì dei nomi, no? Quindi tu sai chi è i nostri deputati, io mica li so chi è i deputati delle mafie, non li conosco. È vero, è vero. E non parliamo di chi ci rappresenta in Europa. Tu conosci un deputato europeo? Quelli proprio sono i figli di NN per noi, cioè, nel senso, non abbiamo mai un... Questo ti dà l'idea di quanto vale il Parlamento europeo, è fatto di persone sconosciute. Quelli stanno lì per scalare le serie, gli erano minuti per parlare. Ma ci costa un mucchio di soldi però. Sì, questo è un ci costa un mucchio di soldi. Però per allontanare sempre di più
potere dal popolo alla politica, no? Cioè, tu non conti più niente perché eleggi persone che non conosci. Queste persone che non conosci vengono praticamente a portare avanti tutte le politiche scelte da sette delinquenti, che quelli che praticamente comandano Roma, perché tutti il resto dei deputati, quelli sono le cifre, quelli stanno lì per riempire sedie e basta. È vero. Non c'è più politica, no? Cioè, non c'è più un cittadino che può montare qualcosa. E non cambierà mai, no? Perché chi governa i partiti, avendo il potere, potesse scegliere tutti i loro decapieli, non cambierà certo la legge del genere, no? Magari va su qualcuno che gli è stato in pari. E poi l'ho visto, no? La gente che è stata su, no? C'era tutto e di più. Una volta, non ti ricordi, anni 70 i deputati erano deputati, ma prima fa deputati avevano fatto sindaci, assessori, consigli regionali, no? C'aveva un curriculum politico, no? Questi. No, ma rivediamo anche come è composto il nostro Parlamento, la maggior parte sono tutte persone nuove, inesperte. Che tu non c'hai la rispondenza, nel senso che una volta, allora, diciamo, per il PD sapevi che c'avevi valori a Macerata, per l'Italia c'era già a Macerata, forse a Recanati, no? Ossia c'avevi una rispondenza del tuo eletto, no? Il loco. Quindi quello che doveva essere eletto non poteva fare come cavolo di fare, poi lui risponde ai propri elettori. Certo. Adesso deve rispondere solo al loro capobranco e basta, che lo metti in lista sui primi posti. Sì, perché non puoi, in realtà è un sistema elettorale bloccato in cui l'espressione del voto non esiste. Ma vedi, se fosse stato bloccato magari come in Inghilterra, ne potrebbe andare anche bene, sia. Vabbè, lì c'è l'uninominale, collegetto per collegetto. Un altro, non c'è, poi mette proprio una scartina, cioè devi mettere una persona qualificata, certo, certo. Invece qui no, qui metti, sai che lì va su 4, tanto 4 va sullo stesso, a prescindere chi ci metti, no? Se è la cosa o il del mondo. Poi c'è la parte proporzionale, che sono liste bloccate, in cui non puoi esprimere neanche la preferenza. Sì, sì. Tu pensi. No, no, tu la preferenza in Italia non esprimi mai. Tu in Italia c'hai una parte, come posso dire, ecco, dei collegi. Vabbè, quella si sa, è nominale. La maggior parte è tutti proporzionale. Quindi la maggior parte dovrebbe essere in questa maniera. Ma non vedi adesso le sceneggiate che fa a Roma nel primo posto dei Gualtieri? Sì, l'hanno offerto. Letta l'ha offerta a Conte, visto che Conte, certo, l'ha rifiutato. No, era Conte che l'aveva chiesto a Letta. Qual è stato il problema? È stato che Calenda, insomma, mai da Usui, siccome in quel collegio dove venne eletto Gualtieri lui ha piato il 30%, allora mi ci rappresento pure io. Allora, se più il 30% Calenda, c'è il caso che quel collegio lo perde il PD. Non vince, no? E allora lui, se può, per un anno da sputtanà, capito, un seggio che non è sicuro. È una persona inqualificabile. non è come Letta, che è andato, mi sa, a Siena, no? per essere eletto. Però è sempre casa sua. È sempre casa sua, poi c'era tutta la questione del Monte dei Paschi che poi. Sì, però l'ha lasciato in secondo piano, non ha detto che non succedeva. No, non si è pronunciato su questo. Capito, è un po' più intelligente. Se tanto, capito, c'ha paura di Letta, deve che si chiama Calenda, no? Sì, è vero. Mi ricordo una fantascia quando faceva il film, un film dei Comencini, in cui era una creatura sfigata lì che tutti quanti comunizzava in famiglia, no? E pare che il fatto, come si dice, toccato da quell'esperienza. E va bene. Non ricordi com'era l'incompreso, come si chiamava il film dei Comencini? L'incompreso, sì. L'incompreso, lui faceva quella creatura incompresa e c'è rimasto incompreso. Sotto certi aspetti ti fa tenerezza. Sì. Ma lui,
praticamente il figlio della figlia, avendo un nonno solo come in Cina. Senti Attilio, a me piacerebbe parlare di tante altre cose, ad esempio la riforma dell'estimo catastale, la rigenerazione urbana, appunto, che tu dicevi. Quella la fate, non spiegate, per cercare di non far investire i soldi degli immobili. Perché la gente c'ha paura. E quello è, quello bisogna battere su, perché tu ce l'hai spiegato molto bene, per me è stata una tua considerazione molto, molto azzeccata e anche molto toccante, toccante nel senso che veramente... non è che mi ha spiegato nessuno, è quello che... No, ma è vero, cioè ormai la casa... Cerchiamo di vendere quello che abbiamo perché ci sta pesando in termini economici. E non è più un investimento. L'inflazione comincerà a galoppare per aumento delle materie prime, l'aumento dei costi, lì vedremo anche il perché le bollette stanno aumentando in questa maniera così vertiginosa. Di argomenti ce ne sono parecchi e l'Europa si sfrega le mani. Perché di contentezza per vedere l'Italia in questa situazione, veramente è una cosa indecente. Però gli altri paesi cercano di riprendere in parte i soldi che mettono, no? Noi non abbiamo mai ripreso i soldi che abbiamo messo nel fondo europeo, no? Era l'occasione per cercare di prendere la maggior parte di questi soldi qui, no? Il resto, quello che ci serviva, se mettevi i posti, no? È quello, certo. A più grande interesse per la Banca d'Italia, poi ti gira, ti costava zero o poco più del zero, ma non si poteva fare perché non andavamo a legare l'Italia all'Europa. Invece dovevo essere schiavi dell'Europa, no? Contro il nostro inno, no? Dovevamo essere schiavi di Roma, schiavi dell'Europa. E per poterci ridurre in questa situazione. Quella faccia allegra, direi che fa sindaco d'Europa nel suo periodo in cui è stato ministro dell'economia, si è ben guardato da emettere botte, ne ha messi pochissimi, l'ultima volta che ne ha messi 12 miliardi ce n'era la richiesta per 100, no? E infatti ci domandavamo, ma se c'era questa richiesta alta perché non emettete altri botte? Perché ma si doveva emettere botte? Non vuoi via i debiti dell'Europa, è quello, certo. Cioè, tu pensa che... Vabbè, questa è un'operazione criminale, però. Come? Questa è un'operazione criminale, cioè, nel senso. Non penso, no? Vabbè, prima di Natale ci sentiamo su questi temi. Anche la prossima settimana, come no? Volentieri. Anche adesso. Sì, no, va bene, per me va bene, anche possiamo fissarlo. Lunedì ci possiamo sentire. Volentieri. Grazie Attilio. Buona serata. Buona serata, veramente. Ciao.